Vado al ristorante. I padroni del locale sono parenti di una ragazza incontrata giorni prima durante un concerto. La conoscevo già da prima perché lavorava lì, appunto. Ma perciò volevo appunto accertarmi con loro, i padroni del locale, se si trattava di una loro parente. Così chiedo ad uno dei camerieri: ma c'era anche una vostra parente l'altro giorno, come si chiamava? Sì, Sabrina. Ma è una vostra parente, no? Senti, ho detto una cosa. Tu hai chiesto adesso questa cosa qui, no? Ma è arrivata una nuova legge in cui uno non può più chiedere niente. Perché se uno dice: chi è lei? L'altro risponde: perché, scusi? Perché devo sapere il mio nome? Perché? Chi è lei? Ho solo chiesto. In un primo momento si può pensare ad una legge che tutela la sicurezza di ogni singolo cittadino. Invece, da quando fu introdotta la legge della privacy, è diventata la più grande forma di distruzione della socializzazione tra le persone. In poche parole, non si può più conoscere nessuno tranne se stessi. Immaginate che se andassimo all'asilo. Un bambino dice: ciao, io sono Francesco, come ti chiami? L'altro risponde: non posso dirti niente per motivi di privacy. Ma questo non succede, perché appunto i bambini sono molto più intelligenti di noi adulti e soprattutto non danno caccia alle streghe. Ora capisco se si tratta di un problema personale, di un segreto che teniamo dentro di sé, oppure, non so, di una malattia, oppure di problemi psicologici, problemi, qualsiasi tipo di problema che magari non ci si sente di poter dire a qualcun altro. Ma quando tu parli tutta la vita con uno, gli dici: ehi picciola in fondo, però non dici appunto sempre ehi picciola in fondo, no? Oppure ehi mulo, vieni qua, come posso chiamarti? Risposta: questa è privacy. Immaginatevi, oggigiorno ci chiamiamo tutti quanti questa è privacy. Bei nomi, poca fantasia, ma vabbè. Ma con la legge della privacy si è raggiunto altri livelli. Non solo non possiamo sapere niente di singoli individui, ma nemmeno di eventi catastrofici, eventi culturali, statistiche, luoghi e altro ancora. Vado in un locale sul Carso, dove c'è una festa in una sala molto grande. E chiedo ad uno dei partecipanti: ma di cos'è questa festa? Di una barca a vela. Mi risponde: sì, ma di quale società più precisamente? Ma non possiamo dirlo per motivi di privacy. Cosa? No! Anche per una barca a vela! E se c'è una barca senza vela non c'è Paul? Ah no, neanche quelli, va bene. Chiedo ad uno più normale e mi dice appunto che si tratta della società puntini, 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 appunto, voi non dovete saperlo. Vado in un altro luogo, appunto non si può dire per motivi di sicurezza. Dico ad un'impiegata: ma c'è stata a mangiare, ma dove si mangia qui di buono? Si mangia in diversi posti qui. Ma non voleva dirmi niente, perché voleva che il locale rimanesse in privacy. Statistiche. Vado in un laboratorio di musica. Siamo stati scelti in 10. Siamo stati scelti in 10, ma un conto è stati scelti in 10 tra su 100 persone, un altro sono stati scelti in 10 su, non so, 20. Volevo chiedere: su quanti siamo stati scelti? Risposta: indovinate? Privacy. Ma
potreste dirmi almeno i nomi, o almeno i cognomi di questi, o almeno gli indirizzi, o almeno il numero di carta di credito, o almeno i numeri di codice fiscale, non so, qualcosa, non so neanche questo, vabbè. La tua piscina, luogo in cui abito, anche se non dovresti saperlo. C'è un incendio, esattamente al centro della piscina, più una fermetti. Oddio, guarda come si lato! Verso sera il fuoco si calma e la mattina seguente appunto voglio andare oltre il confine dove appunto non potete, se, non potete assolutamente, non potete saperlo. Perché privacy. E chiedo appunto a questa vigilessa come cioè dove sono ancora gli spazi di incendio? Perché insomma c'è qualcosa. Non voleva dirmi dov'è l'incendio perché voleva che l'incendio rimanesse in privacy. Ma con le leggi della privacy si raggiungono altri livelli. Si è perso persino il senso delle dimensioni. Appunto, si è perso persino il senso logico, il senso dei luoghi, il senso del tempo, tutto quanto. Appunto, entro in un negozio dove c'è un buon profumo e chiedo appunto, con che cosa hanno lavato questo negozio? Ah, ma abbiamo usato qua un nostro detersivo. Cosa è? La prego sia anche per i detersivi. Poi, vado a Camposacro, paesetto con poche case. E chiedo ad uno là che abita. Non so se abita là, non lo so ancora se abita lì. E chiedo, ma scusa, ma tu sei di Camposacro? No, vengo dalle vicinanze. Chiedo ad un altro, scusa, ma sai dove abita lui? Abita la Trieste. Da quando la legge della privacy fu introdotta? Trieste, città con circa 250.000 abitanti. È diventato sobborgo di Camposacro, paesetto con poche case. No, basta, chiudo qua il discorso prima di venirne contaminato. Perché questo discorso deve rimanere tra noi. Ed io porto la legge della privacy ad un altro livello. Non solo non si può conoscere più nessuno tranne se stessi. Ma per non dirvi chi sono, io non conosco più nessuno, nemmeno me stesso.